Un incubo iniziato 2 ore prima dalla partita, la terz'ultima di campionato che vedeva i nerazzurri dell'Atalanta affrontare i neocampioni d'Italia della Juventus. Doveva essere una festa, ma in verità si è trasformato in una guerriglia con le forze di polizia. Sassi, fumogeni e petardi sono solo alcuni degli oggetti che sono volati in viale Giulio Cesare e nell'aria intorno allo stadio. Il tutto sarebbe nato a circa 1 chilometro dall'impianto. Gli juventini sarebbero scesi dai mezzi per far esplodere un grosso petardo e per cercare il contatto coi tifosi atalantini. La polizia sarebbe quindi intervenuta in modo tempestivo, sparando lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni. Vari oggetti poi sarebbero stati scagliati con forza verso le forze dell'ordine, tra questi una bottiglietta che avrebbe colpito una donna in passaggio col marito e 2 figli di 8 e 12 anni. Nei pressi della curva sud, invece, lo spazio tradizionalmente riservato agli ospiti, i nerazzurri avrebbero cercato lo scontro diretto con gli juventini, ma si è evitato il peggio, grazie ancora una volta all'intervento energico di polizia e carabinieri. L'incubo è poi proseguito anche all'interno dello stadio, dove gli stessi juventini hanno persino distrutto i bagni della struttura, in cerca di materiale da scagliare contro i nerazzurri presenti in curva nord. Una situazione che peggiorava in minuto con il lancio anche di razzi, che ha portato l'arbitro guida a sospendere la partita per 8 minuti, precisamente al 25esimo minuto del primo tempo. In totale si contano 6 ferite all'interno dello stadio, oltre alla donna ferita in viale Giulio Cesare, immediatamente portata in ospedale. Nelle ore successive a questo triste episodio, gli agenti della questura di Bergamo hanno visionato le immagini per capire le responsabilità di entrambe le tifoserie.